Ok, ciao ragazzi, bentornati su questo mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una cosa molto interessante che è uscita nel contesto dell'ultimo master nazionale di aggiornamento che ho fatto con la Federazione di Ginnastica Artistica, e in questo contesto il preparatore tecnico nazionale ha detto una cosa molto interessante, secondo me, che non deve essere sottovalutata. Questo ci permette di andare a capire e, secondo me, andare a selezionare il trainer che ci deve seguire, perché anche quella è una cosa fondamentale. Quindi, se voi volete riuscire a progredire nel modo corretto, se avete avuto sempre dei problemi, che fate fatica ad andare avanti di qua e di là, dovete anche pensare alla persona che vi deve seguire per riuscire a capire se state valutando in modo corretto o no. Quindi, in questo contesto, questo preparatore nazionale, che non lo cito direttamente perché insomma non gli ho chiesto il permesso, quindi preferisco che rimanga nell'anonimato, ha fatto notare come in tanti paesi esteri non vengano insegnate delle didattiche. Il fatto che non vengano insegnate delle didattiche in preparazione a certi movimenti non è dovuto al fatto che gli allenatori sono negligenti, anzi! Cazzo, gli allenatori sono furbi, cosa fanno? Hanno un bacino talmente vasto che loro vanno a selezionare solamente quegli atleti giovani che quelle didattiche sanno eseguire, è capacitudine di fare così, come dire che ti prendi 10 Bolt e sei sicuro di andare a vincere qualche Olimpiade, qualche medaglia d'oro, capacitudine di fare così. E quindi la osservazione successiva è stata che noi in Italia, fortunatamente, andando a lavorare con tutti gli atleti, ci troviamo a dover sviluppare una didattica estremamente progressiva, e questo ci ha permesso non solo di andare a creare un maggior numero di atleti che sanno eseguire tutti i tipi di didattiche, ma soprattutto un percorso graduale che ci permette di risolvere i problemi. Quello è il discorso. Quindi quello che mi sento di dire io è che non sempre l'allenatore che fa crescere i fenomeni e che ha solo fenomeni è un allenatore che può allenare tutti. Nella maggior parte dei casi può allenare solamente fenomeni. Perché? Perché non si è dovuto sbattere 8.000, 9.000, 10.000 volte a tirare fuori step intermedi, didattiche particolari, progressioni strane per riuscire ad affrontare e risolvere determinate problematiche. Quindi, se volete farvi seguire, pensate a questa cosa, perché vi assicuro che può fare la differenza. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.